Grazie al Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, di essere con noi in una giornata, in una serata che per lui non è stata delle più serene, certamente. E ci scuseranno i telespettatori il contrasto stridente con gli argomenti che abbiamo trattato fin qui, ma dobbiamo cominciare dalle vacanze di gruppo. Volentieri. Vacanze di gruppo con faccendiere, in questo caso, Pierangelo Daccò. Con persone. Con persone, alcune delle quali hanno avuto, mi riferisco in particolare a Daccò, mi riferisco a Perego, che ha avuto dei bonifici dalla Svizzera per oltre 800.000 euro dalla Fimeccanica. Fa l'imprenditore, fa il commercialista, tutto regolare. Mi riferisco a Simone, che non era in vacanza con voi. No. Invece, diciamo, mediazioni per costruire infrastrutture al San Raffaele, al Maugeri, quindi in ospedali privati di Lombardia per decine di milioni. Ma non è vero che Daccò ti ha pagato... a te, a tuo fratello, a Perego, la vacanza? Non mi risulta, devo riuscire a controllare le agende, oggi non ne ho avuto tempo, ma se anche questo fosse avvenuto, ho parlato di vacanze di gruppo. Io da 50 anni faccio soltanto vacanze di gruppo, come credo molti italiani. Cosa succede alle vacanze di gruppo? Uno si occupa di prenotare gli aerei, l'altro prenota l'hotel, il terzo, quando siamo in vacanza, pagherai i ristoranti. 8.400 euro soltanto per voi quattro di biglietto. E di fatto. Sembrava molto caro. È assolutamente non credibile. Voi viaggiate in business, in prima classe. Viaggiamo sugli aerei. Per quelle tariffe, sì. Sugli aerei normali. Ma nelle vacanze di gruppo cosa succede? Ripeto, uno paga l'aereo, l'altro paga il ristorante, l'altro paga i souvenir, il quarto paga le escursioni. A fine periodo ci si mette insieme, si fanno i conti, ed eventualmente si pareggia. Ai Caraibi. Nessuno mi ha mai pagato una vacanza, nessuno. Nessuno mi ha mai regalato un euro, nessuno. Nessuno mi ha mai fatto regalie. Chiarifichiamo questa cosa qui ed entriamo nel cuore del problema. Questi fondi che sono stati distratti o sarebbero stati distratti fin quando la magistratura giudicante non deciderà, alla Fondazione Maugeri. Ci arriviamo subito dopo. Io questo è il sono cuore tignoso, della vicenda. Ci conosciamo da una vita, sono questo tignoso. È il, cuore della vicenda. Il cuore è quello, ma per un politico sapere che fa la vacanza di gruppo, faccio un esempio, ai Caraibi e non allunga magari di poco, di qualche chilometro per fare la vacanza in Brasile dai missionari ciellini che lì come lei fanno fa normalmente, un lavoro molto, molto... Lei fa normalmente le vacanze presso i descamisati. Ci davamo del tu, comunque posso tornare volentieri lei a lei. Lei fa normalmente le vacanze di questo tipo? No, perché di questo io mi inchino di fronte a lei, il suo spirito missionario. E allora, anche Formigoni, oltre a dedicarsi alle opere di carità corporale e spirituale, talvolta peccaminosamente si concede delle vacanze al mare. Se fare delle vacanze al mare è un peccato, mi confesso da lei, Don Lerner, ho fatto dei peccati, perché ho fatto delle vacanze di vacanza al mare in gruppo, dividendomi le spese con tutti i partecipanti a queste vacanze. Questo non è, le assicuro, né un peccato né tantomeno un reato. Ho tanti amici ciellini che si lamentano. Ma forse li conosco fatto... meglio io i ciellini che lei, no? Visto che forse ho la fortuna li conosciamo di entrambi, comunione... vivendo a Milano. Io ho la fortuna di partecipare a Comunione e Liberazione dal 1961. Le assicuro che c'è disagio per la presenza di affaristi così spesso. Io non sono affarista. Io non sono affarista. È la compagnia. E prima di dire che altre due persone della trentina di indagati, perché due su trenta sono gli indagati che vivono CL, prima di dire che queste due persone sono affaristi o mediatori, lasciamo che sia la magistratura a giudicare. Grazie. Lei non è giudice, io non sono giudice, il Corriere della Sera non è giudice. Finora sta parlando la magistratura inquirente che ipotizza dei reati, poi parlerà la difesa e alla fine un giudice giudicante dirà se c'è colpa o no. La se politica, queste due persone o tutte le altre 30 la politica, saranno giudicati colpevoli, volentieri a lei. Mi dispiacerà. La politica che lei rappresenta da 17 anni ai vertici della Regione Lombardia
avrà acquisito una consuetudine, un intuito su chi siano le buone e le cattive compagnie, su chi siano i mediatori di affari che lucrano e chi invece posso realizza. Rispondere subito? Purtroppo nelle cattive compagnie pensi che perfino Gesù ha sbagliato nello scegliere la compagnia. Uno su 12 l'ha proprio sbagliato, era Giuda, un traditore. Per questo anche il presidente Formigoni può sbagliare e persino Gad Lerner potrebbe la vicenda sbagliare evangelica e avere delle cattive compagnie. Oh, sicuramente. La vicenda, ma non Guido, la più grande anche la magistratura ricca, lo vede soltanto regione d'Italia, gli eventuali reati faccio che sono meno compiuti. Danni se sbaglio io, le assicuro. Sì, certamente, io cerco proprio di non sbagliare. No, ma le spiego. Non abbiamo il potere né di pedinare le persone né di intercettare stiamo le loro telefonate. Stiamo parlando di suoi intimi, presidente Formigoni. No. Antonio Simone è un suo intimo da una vita. Perego ha vissuto con lei. Le ripeto, lei parli è con una rispetto persona di persone che non sono state condannate. Lei parli con rispetto di persone che non sono state condannate. Di persone con le quali, perché parliamo di Dacò, mi è capitato di fare alcuni giorni di vacanza. Punto. Ai Caraibi, poi quello invece è in Liguria, la fotografia del suo tuffo dalla barca di Dacò. Lo chiama quindi tuffo quello, mi permetta di essere un po' ironico, ecco, no, non è una fotografia dire, che mi piace molto. Per i suoi 65 anni c'è anche un bel fisicaccio. C'è solo questo quello che non va in questa fotografia. C'è solo il mio stile che non va, il resto è tutto regolare, l'assicuro. Torniamo al dunque. Non la pensa così il coordinatore regionale del suo partito, Torniamo Mario al dunque, Mantovani. Perché il tempo fugge. Parliamo allora di questo presunto scandalo, finché la magistratura non giudica. Questo scandalo della clinica Maugeri e anche del San Raffaele riguarda due aziende private e coinvolge soltanto dei privati. Sì. Perché la Maugeri è un'azienda privata. Il San Raffaele sono aziende private, tutti gli indagati sono privati cittadini che nulla hanno a che fare con Regione Lombardia, non lo dico ai telespettatori. Di Marco Alfieri, giornalista della Stampa. Della Stampa, guardi un po' che strano, della Stampa. Sì, della Stampa, un quotidiano scandalistico che si fa a Torino. Caso, che sostiene a caso le tesi della sinistra. Marco Alfieri, che lavora per questo giornale di proprietà della Fiat, Marco Alfieri, ricorda che il 4 agosto del 2011, due settimane dopo che si era suicidato il direttore del San Raffaele Cal, la Regione Lombardia assegna 41 milioni extra al San Raffaele. Quindi sono aziende private, ma che ricevono in questo caso contributi che nel caso del San Raffaele erano contributi. La somma più alta di ricevuta da tutte le 222 strutture pubbliche. Lei non è aggiornato, ma è andato nel in trasmissione alle ore 21. I 56 milioni della Fondazione Maugeri, allora, che eventualmente pare la magistratura accerterà se siano stati distratti, venivano dai nostri soldi. La sua regione elargisce ogni anno poco meno di un miliardo. Gad Lerner, per non la è così, per se mi lascia parlare. E sono non soldi è così. Di noi tutti. Non no? è così. La magistratura parla di un'eventuale distrazione di fondi di 56 milioni per la Maugeri. Lei sa in questi anni quanti milioni ha dato Regione Lombardia alla Maugeri? No, che non lo so. 7,3. Invece corrisponde a vero. Mi lasci completare, ho fatto un istante di pausa affinché i telespettatori capiscano che Regione Lombardia in tutti questi anni ha dato 7,3 milioni alla Regione Maugeri, alla Fondazione Maugeri. Ne sono stati distratti 56. È evidente che è una lotta tra privati o forse una combutta tra privati che si rubano l'un l'altro dei soldi. Ma Regione Lombardia non c'entra nulla. Tant'è vero che nessuno di Regione Lombardia è indagato. Né un politico né un amministratore. E non la turba che uno di questi privati sia il suo compagno di vacanze ai Caraibi? Lasci stare. Le ho detto che anche Gesù aveva Giuda tra i compagni, quindi non giudichiamoci tra le compagnie. E sarà, ripeto, la magistratura a giudicare se Piero Dacò Simone e gli altri sono colpevoli. Fino adesso sono innocenti. Allora, questo è per dirle che Regione Lombardia non c'entra nulla e che, se vogliamo ricostruire un po', questo è uno scandalo che riguarda solo dei privati che probabilmente hanno fatto affari o l'uno contro l'altro o in combutta tra di loro utilizzando come paravento Regione Lombardia il nome di Roberto Formigoni.
perché torno a dire, non è mai accaduto che una mazzetta sia 8 volte superiore alla cifra in questione. Noi gli abbiamo dato 7 milioni e loro sono riusciti a farsene pagare una mazzetta di 56 milioni. Ma a chi lo vengono a raccontare? Tra le a molte... chi lo volete raccontare voi giornalisti che continuate a dire che è uno scandalo tra che riguarda la Regione Lombardia? Tra le molte ed evidenti differenze tra la vicenda di Gesù e la sua, lei ammetterà che c'è anche il fatto che la vicenda di Gesù si svolge, secondo i Vangeli, io parlavo di Gesù nei suoi confronti, perché lei ha soltanto degli amici immacolati, mentre Gesù aveva anche un peccatore. Ho molti amici peccatori e sono peccatore io stesso. E allora forse questo la è colpevole. La sua vicenda, secondo la sua logica, di presidente della Regione Lombardia peccatori. È durata invece fino ad oggi 17 anni. Sempre soltanto per il consenso popolare, non si è accorto di questi Giuda che aveva intorno. Caro Gad Lerner, le torno a dire che non abbiamo... Il Giuda in questione ha anche o sposato... O mi lascia parlare, o mi lascia parlare. Allora, lei fa le domande di solito, io do le risposte. Torno a dire, io non ho il potere investigativo della magistratura, che d'altra parte si accorge dopo che gli errori sono stati commessi, non prima, no? Tant'è vero che va all'attacco dei delinquenti, non delle persone che ferma dicendo ti fermo perché tu potenzialmente potresti delinquere. Prima vede che la colpa è realizzata, poi gli arresta. Io non posso intercettare le telefonate, non posso fare le intercettazioni ambientali, non posso pedinare la gente. Però all'intuito e quindi politico. Non posso rendermi conto. Eh sì, ma l'intuito politico purtroppo non è l'onniveggenza e l'onnipotenza. Ma tutti io che cosa posso fare e ho fatto? No. Che cosa posso fare e ho fatto? Io in questi anni ho aumentato e di molto il livello dei controlli esistenti in Regione Lombardia. Bel risultato, si è visto. Eh sì. Tant'è vero che in Lombardia abbiamo il sistema sanitario migliore d'Italia, lo sanno tutti, e sì, che costa meno di tutti. Se fosse un sistema corrotto, non avremmo questi risultati straordinari. Vorrei darle anche in proposito una informazione. Va d'accordo, non so se le giungano nuovi i nomi di San Carlo Borromeo e Federico Borromeo. Vedo che viene sul mio terreno. Voglio bravo dirle che... Bravo. È da circa 4 secoli che il sistema sanitario lombardo è migliore di quello di altre città. Sì, però non è San Formigoni. Dassi il caso, la sua ironia straordinaria, che ha fatto ridere tutti i telespettatori a casa, ne sono convinto, deve però arrendersi di fronte al fatto che nell'epoca moderna, da quando cioè la sanità è stata affidata alle regioni, non più ai santi, la Regione Lombardia è l'unica regione ad avere i bilanci in pareggio. Siamo l'unica regione che dal 2001 hanno i bilanci in pareggio. Anche prima, siamo, sa? No, anche prima no, di lei, no, stia tranquillo. No, Gad Lerner, stia tranquillo che i suoi amici, mi venne voglia di dire i nomi ma non li dico, non avevano portato la sanità in pareggio. Siamo l'unica regione ad avere i bilanci in pareggio e siamo la regione che dà le prestazioni migliori. Tant'è vero che da tutta Italia vengono a farsi l'avete curare qui. L'avete portata in pareggio e ne avete anche avuto d'avanzo, visto soldi... Lei pubblici sono stati distribuiti. No, lei sta diffamando. Beh, io ho promesso querela e richiesta di danni a tutti i giornalisti della stampa e della televisione che parlano di scandali nella sanità lombarda. Vediamo se non querela c'è un indagato, anche lui. Sì, non c'è un indagato e non c'è uno scandalo. Purtroppo, sono a differenza private di me, lui gode private di immunità parlamentare. Sono aziende private. Ma adesso, se lei ha la pazienza di ascoltarmi... Vuole ragionare con me o lei va avanti dritto con il copione che ha predeterminato? E mi dirà le lei... Le ho dato due notizie importanti. Se... Il primo, che abbiamo dato 7 milioni di contributi, è impossibile se è stata fatta una mazzetta di 56 milioni. Secondo, che non è indagato nessun dipendente e nessun dirigente di Regione Lombardia e che è tutta una guerra tra privati. Vuole che discutiamo di questi che sono fatti inoppugnabili? Consente che per obiezione io le citi il coordinatore regionale del suo partito, che onorevole è stato smentito Mario dai Mantovani. Vertici nazionali del mio partito. Vabbè, io posso usare i suoi argomenti oppure dopo che i vertici nazionali smentito non posso non più. Non è la posizione del mio partito. No, è la posizione di Mario Mantovani. Non corrisponde ai dati di fatto. Allora, non corrisponde ai dati di fatto. I nostri telespettatori magari non la conoscono e siccome mi pare punti interessante... Tre punti dice, uno per uno che io le dimostro perché sono sbagliati. Non dovrebbe essere la Procura a darci queste notizie, ma la politica, dice Mario Mantovani. La politica dovrebbe indirizzare i fondi al meglio e controllare come vengono usati. È esattamente prima quello che il San fatto. Raffaele, ora la Fondazione Maugeri. Evidentemente vengono dati troppi soldi alla sanità privata
o c'è un mancato controllo, dice sempre l'onorevole Mantovani PDL. Annunciato i tre argomenti, posso rispondere? Infine, il presidente Roberto Formigoni e soprattutto l'assessore alla sanità Luciano Bresciani hanno il dovere di intervenire perché evidentemente le verifiche non erano sufficienti. Qui non c'è nessun complotto, conclude Mantovani, ma i soliti che hanno portato via Quattrini. Posso rispondere? Questo non è Gattlerner. A questo signore? No, no, difatti. È un signore che ha compiuto una scivolata clamorosa. Perché i controlli non spettano né al presidente né all'assessore di Regione Lombardia, proprio perché si tratta di imprese private. E le imprese private non sono tenute a consegnare i bilanci o a far verificare i bilanci. Sa chi devono consegnare i bilanci le fondazioni? Al prefetto di Milano, la San Raffaele, e al prefetto di Pavia, la Maugeri, e al ministro della Sanità. La Regione Lombardia non ne deve né può controllare, primo punto. Secondo punto, noi daremmo, secondo quel signore, troppi fondi alla sanità privata. Ci sono 7 regioni italiane, per lo più governate dal centro-sinistra, che danno più soldi di noi proporzionalmente alla sanità privata. Noi diamo alla sanità privata il giusto, abbiamo fatto un giusto mix tra sistema pubblico e sistema privato ed è quello appunto che realizza. Terzo, il signore dice che sono stati distratti i fondi pubblici. Neanche un euro di quelli di cui si parla provengono da Regione Lombardia o dallo Stato. Neanche un euro di danno è stato fatto a Regione Lombardia o allo Stato. Ah no? E quindi ai al cittadini. A San Raffaele non è stato sottratto neanche un euro. Sono tutti fondi privati della Fondazione San Raffaele. Ma l'avete coperto di denaro il San Raffaele? No. Per fare allora, anche naturalmente subito dell'eccellenza. Noi ma non copriamo di denaro, noi acquistiamo i prodotti di queste aziende particolari. Sì. Che sono ospedali e istituti di assistenza. Se ne sono avvantaggiati le prestazioni dei faccendieri con cui lei va in vacanza. Me l'ha già detto 4 volte e le ho già risposto. Mi lasci sviluppare questo nuovo argomento così i telespettatori non cambiano canale. Noi che cosa acquistiamo da San Raffaele e dalla Maugeri? Delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni assistenziali. Abbiamo il dovere di controllare che quelle prestazioni siano di qualità e abbiamo il dovere di pagarle con un prezzo congruo. Quelle prestazioni non sono solo di qualità, sono di alta qualità. San Raffaele e Maugeri sono 2 istituti di assoluta eccellenza e noi li paghiamo con un prezzo congruo stabilito per legge, il cosiddetto DRG. Qui sta il nostro dovere, l'abbiamo fatto e continueremo a farlo. Se poi, insisto, dei privati, senza avere nulla a che fare con la regione, compiono delle malversazioni con i guadagni del San Raffaele e con i guadagni della Maugeri, sono affari loro e sono delitti loro. Vorrei informare i nostri telespettatori del fatto che sono anche fatti nostri sul San Raffaele il buco di bilancio. L'ha coperto che c'è lei? Da l'ha coperto coprire. Lei? L'ha coperto qualche cittadino? No, sì, no, certamente tutti i cittadini. Dovranno contribuire di tasca avanti, loro. No, sì. È un'azienda privata che poteva benissimo andare in fallimento determinando la rovina dei suoi proprietari, ma guarda caso c'è un imprenditore che si è fatto avanti e ha pagato un prezzo altissimo pur di poter mantenere tutti i posti di lavoro, tutti i posti letto, tutte le cattedre universitarie, tutti i centri di ricerca. Concordato. Tutti i centri di ricerca. Lei quindi forse lei non ha non tirato vuole fuori che un lo centesimo sappiano di tasca sua. I nostri no, telespettatori, ma c'è stato prima. Nessuno ha tirato fuori un euro di tasca sua. Questo è falso. L'ha tirato fuori? Sono no. Su questo caro non, non minaccio quelle. L'imprenditore c'è stato un che concordato ha pagato, il signor qualcuno Rotelli, dei che ha tirato fuori 1.400 milioni per comprare il San Raffaele che aveva un buco dopo di 1.500 milioni. Dopo il concordato, questo è vero. Allora? Un'ultima cosa le voglio chiedere e riguarda il futuro di questa sua esperienza alla Regione Lombardia come presidente, che dura ormai da più di 3 lustri, e io mi chiedo se non sia questa una delle motivazioni dell'usura che in tanti avvertono, e anche perché in questo periodo, diciamo, i Giuda, come lei li chiama, sono stati parecchi. Allora, io governo la Regione Lombardia da 17 anni perché sono stato eletto 4 volte dai cittadini lombardi, sempre con un consenso crescente, quindi si vede che i cittadini lombardi apprezzano il mio governo, apprezzano quello che ho fatto, sempre con un distacco rispetto al secondo classificato maggiore, e intendo continuare questa esperienza fino alla fine.
io sono eletto fino al 2015 e porterò avanti questa esperienza fino al 2015 e sto realizzando, assieme ai miei alleati, delle riforme importanti. Prima parlavate di lavoro, ho colto le ultime osservazioni, è un tema drammatico. Oggi sappiamo che lo Stato paga con 3-4 anni di ritardo, per questo gli imprenditori si suicidano, per questo in Regione Lombardia io ho voluto un sistema di pagamento a 60 giorni. Lo Stato paga a 4 anni, io pago le aziende fornitrici a 60 giorni. Quindi per questo nei gli imprenditori lombardi di sono oggi soddisfatti con del Maroni, governo che noi portiamo avanti. Nel suo incontro di oggi noi con Maroni e Calderoli avete escluso un fine dell'esperienza assolutamente anticipata. Escluso. Andate avanti insieme. È una maggioranza salda e compatta. Abbiamo maggioranza salda e compatta, stiamo facendo riforme importanti, abbiamo rifatto una riforma non avverte del trasporto un'usura. Pubblico che dà più corse dei treni e non aumenta le tariffe, addirittura è stata votata dall'opposizione che ha riconosciuto che era la migliore legge possibile. La sostituzione degli assessori che oggi si sono dimessi, credo non molto spontaneamente, la Rizzi e Maullu, uno della Lega e uno del PDL, ha questo scopo? Qual è la sua motivazione? Di fronte alle dimissioni di due assessori, non posso, dimissioni irrevocabili, prendo atto delle loro dimissioni, so le motivazioni per cui le hanno date. Monica Rizzi ha perso la fiducia del suo partito e quindi ha ritenuto di dimettersi rimanendo all'interno del suo partito. Maullu invece ha accettato di dimettersi perché domani nominerò al posto della Rizzi un'altra signora e al posto di Maullu una signora. Sa perché? Perché domani c'è una riunione del Consiglio di Stato che altrimenti mi imporrebbe motu proprio di avere più donne in giunta, perché ormai oggi le giunte le fanno i tribunali più che farle il consenso popolare. Le crea disagio che il presidente... Ho due donne, devo nominare 4 assessori donne. Se questa è democrazia, viva la democrazia, viva il Consiglio di Stato. E viva le donne. No, magari. Le donne sempre viva. Ogni ma tanto, bisognerebbe tra poco le cantiamo qui. Bisognerebbe rispettare la volontà abbiamo popolare. Abbiamo la Lega che piace a noi, la volontà che tra popolare poco verrà cantata. Rispettare. E sono sicuro che l'ascolterà volentieri. Assolutamente. Ma le crea una qualche minima forma di disagio che il presidente dell'Assemblea, del Consiglio regionale, Davide Boni, sia sotto inchiesta per corruzione? Certo che mi crea disagio. Tutti i casi che vengono all'esame in questi tempi e che ipotizzano dei reati di corruzione creano disagio in me come creano disagio alla pubblica amministrazione. Ma io vorrei fare due osservazioni. La prima: il Presidente del Consiglio Boni, indagato con queste accuse, è intervenuto in aula e ha giurato sul suo onore e ha anche mandato una lettera a tutti i consiglieri di essere totalmente estraneo. Ne conosco altri che hanno giurato addirittura sulla testa dei figli. No, ma guardi, io non sto dicendo chi ha detto la verità o no. Io, di fronte a questo, a queste assicurazioni, l'Assemblea gli ha rinnovato la fiducia. Io ho detto, e lo confermo qui, se Boni ci avrà mentito dovrà pagare 10 volte tanto, perché oltre ad aver commesso il reato avrà commesso questa colpa. Seconda cosa, Lerner, se vogliamo parlare di corruzione dobbiamo parlarne e dei metodi per combatterla. Dobbiamo farlo sulla base della verità, riconoscendo che la corruzione oggi è un fenomeno molto diffuso, che tocca tutti i partiti. Tutti i partiti presenti in Parlamento hanno indagati di primissima fila, hanno indagati i presidenti di regione. Io sono uno dei pochi presidenti di regione che non è indagato. Ci sono indagati dei sindaci, ci sono indagati dei parlamentari, dei tesorieri, quello della Lega, trova ma anche quello del... Trova normale la condizione della Regione Lombardia? No, le sto Lombardia. Dicendo l'opposto, le sto dicendo che dobbiamo renderci conto che la corruzione è un fenomeno che richiede l'impegno di tutti noi, perché c'è corruzione in politica, c'è corruzione nel mondo della finanza, c'è corruzione nella magistratura, quanti magistrati oggi sono indagati per corruzione, c'è corruzione nelle forze dell'ordine, c'è corruzione da molte parti e la corruzione è il nemico principale della società italiana, soprattutto in un periodo di crisi. Quindi per favore deponiamo le armi tra destra e sinistra, affrontiamo correttamente il tema e mettiamo in piedi dei meccanismi per impedire o perlomeno per rendere più lontana questa corruzione. Io mi sono dichiarato ad esempio per il toglimento di ogni finanziamento pubblico ai partiti. Né rimborsi né altro, perché così togliamo la materia su cui possono essere commessi dei reati. Beh, di soldi abbiamo visto che ne girano già così tanti. Commessi dei reati. Per cui ritengo, so che questa posizione non è condivisa neanche all'interno del mio partito, certamente non è condivisa nel Partito Democratico, non è condivisa dell'UDC, quindi le tre forze che sosterranno Monti e fanno bene a continuare a sostenerlo proporranno altre leggi diverse, ma questa è la mia posizione. Senta, lei ha preso i voti, ma
Ciò non di meno è legittimo chiederle se trova sano dal punto di vista del ricambio delle istituzioni democratiche 4 legislature di fila, 17 anni di presidenza ininterrotta, quando intorno si manifestano fenomeni come quelli che hanno portato a 11 ormai inquisiti. Guardi, nel suo consiglio. Io insisto nel dire, i cittadini con l'elezione diretta scelgono il presidente. Hanno scelto un presidente, Roberto Formigoni, nei confronti del quale la magistratura non ha nulla da dire e lo hanno ribadito anche oggi. Nei confronti degli atti della Giunta, sono migliaia di atti che faccio ogni anno, nessuna critica è stata sollevata. Quindi i cittadini sanno che Roberto Formigoni svolge il suo lavoro correttamente, lo hanno votato per 4 volte i cittadini lombardi con una maggioranza crescente, perché sanno che di Formigoni si possono fidare. Dopodiché la legge mi ha permesso di presentarmi per 4 volte. In Italia, in democrazia, fortunatamente, vince la decisione del popolo, non vince la decisione degli aristocratici. Lei stasera ci ha dato una notizia, e di questo la ringrazio, in attesa che venga chiarito chi ha pagato il biglietto aereo, ma sono sicuro che lei fornirà i giustificativi. Ma le ho detto che in un viaggio qualcuno paga il biglietto aereo, vuol dire che io l'ho corrisposto. Ci si sono perse le ricevute, no. Ce le ha tutte? No. Sono sicuro che nei prossimi giorni lei le porterà. Che il mio metodo di fare vacanza è che nessuno mi paga niente. Ma la notizia non era questa. La notizia che lei ci ha dato questa sera è la ferma intenzione sua e della Lega di portare avanti fino certamente. Al termine, al 2015, l'esperienza di governo certamente. In Lombardia. Ne debbo dedurre che l'anno prossimo, 2013, Roberto Formigoni non si candiderà al Parlamento nazionale. Fare delle previsioni in politica, lei lo sa, beh, è sempre imprevidente. Piede in due staffe. In questo periodo, poi, fare previsioni che vadano al di là di un paio di settimane è massimamente imprudente. Oggi come quindi oggi lei dice contemporaneamente oggi come oggi, che no. Non esclude di candidarsi al Senato o alla Camera, ma che intende continuare detto, fino al 2015. Un'altra cosa. Le ho detto un'altra cosa, che oggi il mio desiderio, il desiderio del mio partito, il desiderio della Lega, è di proseguire questa esperienza di governo fino al 2015. Questa sono è desideri la nostra ferma intenzione. Volubili? È il mio No. Questa è la nostra ferma intenzione e il nostro fermo desiderio. Questa è oggi la nostra ferma intenzione e il nostro fermo desiderio.